Beh, vabbè, ma qui siamo professionali. Guarda, Iader ha messo l'occhiale da dottore. Vada, vada. Allora, rispondiamo alle vostre domande. Ne abbiamo selezionate due. Allora, ti dico la prima, Iader. Ciao, sono vegetariano. Cosa potrei mangiare a colazione prima dell'uscita? Allora, la cosa molto importante per la colazione, che tu sia vegetariano, vegano, onnivoro, è molto quella di cercare di mantenere la glicemia stabile. Quindi, in questo caso io suggerisco l'abbinamento proteico. Ad esempio, in questo caso vegetariano, l'ideale potrebbero essere due fette di pane e poi andiamo ad aggiungere una fonte proteica. In questo caso, ad esempio, l'uovo potrebbe essere una fonte vegetariana, ma che ci può mantenere molto sazi a lungo e soprattutto controbilanciare i carboidrati ad alto carico glicemico che trovi appunto nel pane. Altre soluzioni ce ne sono molte, sia per gli onnivori ma anche per i vegetariani o anche e per i vegani. Per i vegani esistono anche degli affettati vegetali a base di Mopur, che è una proteina vegetale estratta dai legumi e concentrata. Interessante. Partiamo con la seconda domanda per Iader. Ciao, al termine di un allenamento in bici quante proteine e dopo quanto tempo? Finito l'allenamento è molto importante, poi se ne parla molto, anche se devo dire eccessivamente di moda, la finestra anabolica. È molto importante cercare di bloccare il catabolismo muscolare, quindi tu quando ti alleni, per bloccare il catabolismo muscolare cosa facciamo? Inseriamo le proteine. Certamente le proteine possono essere estratte da un alimento, quindi inserendo un alimento da mangiare, quindi che può essere il pollo, che può essere qualsiasi fonte alimentare, proteica, carne, pesce, uova, affettati o anche le proteine vegetali, o un prodotto tecnologico come le proteine in polvere. In questo caso il dosaggio, non sono solito dare dosaggi se devo usare un prodotto tecnologico, però li ha. Se sono proteine in polvere, dopo un allenamento abbastanza intenso, 30 grammi. Se invece sono un pasto, beh, non badiamo al quantitativo. Aggiungere anche carboidrati, perché dopo l'allenamento riforniamo glicogeno muscolare ed epatico. Tu, Elisa, le inserisci? Hai fatto una lezione anche a me in questo momento. Sì, perché lei ha bisogno di proteine. Che ci stanno guardando. Lei ha molto bisogno di proteine. Te dopo l'allenamento devi sempre metterle, perché sennò smantelli la massa muscolare. Non c'è più, al muscolo. Bene.